Musica 34, Balda, Moto e Cuore, tutti i mercoledì alle 22.30 in collaborazione con il Balda Fan Club. Buonasera amici di Radio Monteco Web, ma caldo? Oggi è caldissimo, questi giorni caldissimi sono ancora più caldi. Ci siamo presi una pausa un po' più lunga di quella che avevamo detto in giugno con la trasmissione di Musica 34, perché per i vari impegni del Balda Fan Club e nostri da radio non siamo riusciti a essere più presenti. C'è stato il Gran Premio di Melli, in Emilia Romagna, il 2 e 4 giugno, poi due weekend fa Prosecco Doc UK Round in Inghilterra, e siamo alla vigilia, perché domani già si iniziano con le prove ufficiali, di un altro Gran Premio, Gran Premio d'Italia. Ma non anticipo molto, perché con noi c'è collegato il sempre presente Daniele. Ciao Daniele. Ciao Nanzio, ciao a tutti. Allora, abbiamo qualche problema di linea in questi giorni, quindi potrà capitare magari che non ci sentite bene, però vi garantisco che cercheremo di fare il meglio, giusto Daniele? Esattamente, cerchiamo sempre di dare il massimo. Esatto, come stai? Bene, tutto a posto. Scusate, come hai detto già te, se abbiamo saltato qualche appuntamento, ma purtroppo non era possibile farlo per i vari impegni, e comunque siamo presenti adesso per la nuova tappa italiana, la nuova tappa che c'è da quest'anno, che dopo un po' d'anni che sarà fermato su questo circuito, e vediamo un attimino un po' come va. È la tappa di Imola. E speriamo e vediamo un attimino un po' la situazione. Noi come Fan Club saremo presenti, come già siamo stati presenti a Misano. Sì. Siamo stati presenti, giusto per ricordarlo, siamo andati a Misano a seguire il nostro Balda, e la domenica siamo arrivati a quasi 100 persone come gruppo, un centinaio di persone, quindi abbiamo fatto un bel tifo. Niente non è. Purtroppo il Balda la domenica ha avuto un piccolo problemino e non è riuscito a terminare la gara, ma noi a prescindere siamo stati lì a supportarlo. Esatto. Ascolta Daniele, però prima di parlare del prossimo Gran Premio, io andrei a parlare di quello precedente e cerco di fare un'analisi possibile obiettiva, non da tipo. Vabbè, abbiamo Bautista che ha concesso a Ragazzoglu di vincere la Super Pole, ma poi le due race le ha vinte tutte e due, come sempre. Esatto. A fine agosto vincerà il mondiale, già si termina così. Però il Balda è iniziato con race 1, quindi la gara 1, con un ottimo 14° posto, con un tempo di tutto rispetto, per poi passare alla Super Pole Race, in cui ha chiuso 16° e ha avuto i tempi anche per poter fare qualcosa di più, qualche posizione più in avanti, e forse se avesse avuto tempo ci sarebbe riuscito. Poi dopo la gara 2, con qualche errore, qualche problemino, purtroppo ha chiuso ultimo, 19°. Ci sono stati comunque anche 5 ritiri fra cadute e robe varie. Sì. Come dobbiamo analizzare e leggere questa tappa dell'Inghilterra in inglese? Allora, da quello che posso dirti è che sicuramente c'è stata una novità, nel senso la Yamaha ha dato a Lorenzo, per da quel Gran Premio, la nuova elettronica, quindi. E venivamo da un record della pista francese che aveva fatto la settimana prima. Sì, esatto, sì, con la pista francese dove si allena la squadra GMT 94, è la loro pista per gli allenamenti, quindi lì lui ha fatto il nuovo record del circuito sulla sua R1. Però ecco, tornando al fatto del Gran Premio, c'è stata una serie di conseguenze, nel senso la Yamaha ha dato questa nuova elettronica a Lorenzo,
da poter provare, che è tra virgolette la stessa che viene data alle Yamaha ufficiali. Logicamente c'era bisogno delle prove, dei test da fare sopra. Il venerdì purtroppo ha piovuto e non c'è stato modo, non hanno girato, quindi Lorenzo è entrato in pista, ma giusto un attimino per vedere il circuito più che altro, perché altrimenti non ha avuto tempi significativi e non ha potuto provare quella che era l'elettronica. Il sabato si è partiti direttamente con la Super Pole e con la Super Pole purtroppo non è riuscito a montare l'ultima gomma buona per poter fare il tempo, quindi partendo dietro non è semplice la cosa, non ha avuto modo di finire a provare tutta l'elettronica, quindi diciamo che è stato un po' un gran premio di test più che gran premio. E la prima gara 1, la cosa importante, sì, il risultato 14esimo è un bel posto, ma quello che è stato significativo è il discorso che lui è partendo dietro, comunque sia, è riuscito, dopo aver fatto un errore su una curva, rimettersi sotto e aver recuperato sia tempo che posizioni, quindi dimostra il fatto che sta arrivando comunque sia, non è che avendo fatto un errore è arrivato lungo, è andato dietro, ma ha recuperato 3 o 4 posizioni e è ritornato sotto e con i tempi ha iniziato a fare dei bellissimi tempi. Poi come hai detto te, la gara, la sprint race purtroppo è una gara molto veloce e chi non è a posto, chi non ha, che parte da dietro, che non ha tutto a puntino, non ci sono i giri e il ritmo per poter fare qualcosa di importante. Ecco, il 16esimo posto non è bello, ma però perché poi vabbè, noi perché siamo appassionati di motociclismo andiamo a vedere tutti i risultati, però in realtà anche gara 3 sì. Andiamo a vedere il super tempo è di 1:27:35 che si colloca sì. Tranquillamente nel 10, ok, poteva sì, stare sì. A 9 del quindi lì la terza gara c'è stata una congiuntura di varie sfighe, come si può dire, e di situazioni particolari che l'hanno rilegato alla fine. Io di quello che ti posso dire, per come me l'ha raccontata Lorenzo, è successo questo: lui in una curva ha perso la moto, per cercare di non cadere ha fatto tra virgolette un piccolo miracolo, ma per restare in piedi è andato lungo e si è visto il muro di fronte su questa pista e un attimino ha perso un po' l'adrenalina a parte le posizioni che ha perso per il lungo che ha fatto e quant'altro, però ha perso anche un po' l'adrenalina della situazione e fermo restando questo discorso qua è riuscito comunque sia a riprendere il ritmo e ritrovare un passo importante. E questo è quello che deve far sperare sul discorso futuro, nel senso che sui prossimi Gran Premi, se lui ha modo e tempo di provare questa elettronica e quant'altro, perché parliamo sinceramente, il test che ha fatto lì alla pista francese è stato fatto con la vecchia elettronica, cioè non è che ha provato qualcosa di nuovo, quindi quello che si è trovato nel Gran Premio è tutto nuovo per lui, la parte elettronica è importantissima adesso su queste moto, come è sulla MotoGP d'altronde. Quindi aver capito un attimino un po' e aver fatto quel tempo dopo quell'errore fatto, per noi è importante, perché lui ha fiducia, si vede che ha fiducia nella situazione. Senti, ti faccio una domanda tranello. Mi piace dire prima le domande che posso fare da tifoso. Adesso togliti la casacca da uno delle colonne portanti del Valle a Fagnè. Siamo sì. Un po' in ritardo rispetto a quello che ci aspettavamo, o è come ci aspettavamo la situazione? Allora, sinceramente siamo un po' in ritardo perché io speravo che già a Imola, già a Misano riuscivamo a fare qualcosina di più. Di risultati, Daniele, perché i tempi ci dimostrano
che sta lavorando nella direzione. Sì, no, assolutamente, no, parliamo di risultati, perché quello che sta facendo Lorenzo comunque sia, l'ho già detto e lo ripeto, nel senso è una cosa bellissima che sta facendo, che pur essendo e pur avendo degli errori durante le varie corse, le varie gare, riesce a recuperare e fa tempi interessanti. Quindi gli errori stanno sul fatto che non conosce né la categoria né l'elettronica né la moto, quindi c'è sta tutto. La cosa che noi siamo un po' in ritardo nei risultati è proprio questa, il fatto che ancora, il fatto stesso che a Donington è stata data l'elettronica nuova, già lui doveva imparare quell'altra, ha dovuto perdere tempo a capire un attimino quella che era l'altra elettronica, adesso si ritrova a riniziare di nuovo tutti gli aggiornamenti, quindi speravamo sinceramente di arrivare un po' prima ai risultati, ma non, nessuno toglie il fatto che non sta facendo qualcosa di buono, quindi questa è una cosa importante, perché ripeto, il fatto che abbia fatto 14esimo, ma la cosa importante è che ha fatto sempre tempi piano piano, giro su giro, sempre migliori ai precedenti, quindi è importante questo per capire l'ottica futura, che lui sta veramente imparando. Certo, da parte del tifoso speravamo che arrivava prima qualcosa di più importante, però questo è normale che sia così. Certo. Ascolta, ci avviciniamo domani, in pratica si comincia con le prove libere, a quello che è il Gran Premio di Imola presso il circuito di Lorenzo Ferrari, un ritorno ad Imola, sì. Una tappa in più in Italia, questo non lo so, quindi lo chiedo direttamente a te. Lorenzo ha mai provato ad Imola? No, Lorenzo l'unica cosa che ha fatto ad Imola, né nelle categorie che ha fatto prima, nelle cive, tutte le categorie che ha fatto, non ci ha mai girato ad Imola. Per lui è una pista completamente nuova, ci è andato a girare qualche giorno fa con la bici, quindi faccio parte dei piloti di Superbike. Sì, diciamo che essendo una pista che l'ultima volta è stato girato nel 2019, tutti quelli che sono arrivati dopo il 2019 non ci hanno girato, quindi però c'è stato qualcuno che ci ha girato con altre categorie, invece Lorenzo purtroppo non ci ha mai girato, non è riuscito mai. L'altro giorno ha fatto un giro in bici giusto per capire un pochettino il tracciato. Lui ha detto in un'intervista che è un bel tracciato, che gli piace, che è molto tecnico, quindi spera di far bene. E come hai detto te, già ecco, inizierà domani, sperando che, come è caldo e quant'altro, che ci sia bel tempo già dal venerdì e lui abbia modo di provare già dal venerdì tutta la sua il suo nuovo pacchetto, ecco. Ricordiamo che le prove ufficiali ci sono per la Superbike domani mattina alle 10.30, poi il pomeriggio alle 15 per quello che riguarda domani. Poi si va sabato, sì, con le prove sempre per la Superbike alle 9. Alle 11.10 c'è la Super Pole e gara 1 alle 14. Quindi sono magari per noi italiani più che abbordati. Fino ad arrivare a domenica, sì, alle 9 con il... alle 11 con la Super Pole Race, e poi alle 2 gara 2. Questo è un po'. Esatto, sì. E come sempre, Daniele, noi invitiamo per i più smanettoni a scaricare l'app di World Superbike. Esatto. Che ti permette quasi sempre, perché ogni tanto non funziona, ogni tanto fa qualche capriccio soprattutto nell'ultima gara che c'è stata la, io non lo so se cosa succede quando che spostano le gare per, e le iniziano più tardi, quando le iniziano più tardi perché c'è una bandiera rossa o qualcosa, l'app va, si perde quindi speriamo che vada tutto bene, anche perché è bello seguire i tempi e i vari settori, il recupero è bellissima veramente come cosa. Sì, assolutamente, quindi ci permette comunque, perché in questo momento in cui Lorenzo non è sempre fra i primi 15, perché già quando sta fra i primi 15 è più facile vederlo, si fa a volte fatica a seguirlo perché ovviamente ne parlano poco, però grazie a lui riusciamo a vedere anche i tempi, perché una cosa
che sottolineo nuovamente che è importante per il tempo, perché lì riesci a capire veramente come sta andando la gara e le progressioni nel tempo. Perché se guardiamo solo il risultato, arrivato 19esimo, arrivato 17esimo, 16esimo, è chiaro che ti viene da dire, cioè non ci sono, cioè se il tifoso guarda il risultato ma non riesce a capire quello che c'è dietro il risultato, vedere certo Lorenzo che arriva anche 14esimo dice ok, è là dietro, ma bisogna capire quello che ha fatto e come sta girando, è quello l'importante, e anche questo serve, anche questa trasmissione, per cercare di far capire quello che è veramente il Gran Premio, non è solo il risultato in sé per sé, ma ci sono molte molte cose dietro. Esatto. No, anche come dicevamo prima su gara 2, no? Uno dice arrivato ultimo, 19esimo, ok, verissimo, ma c'è stato un errore che ti ha permesso di rimanere attaccato, e come tempo veloce, il suo giro veloce è stato dai primi 10 posti, certo non da terzo, esatto, quarto, quinto, sesto, però fra il nono e il decimo ti poteva stare tranquillamente. Partiamo anche, cioè facciamo anche un altro punto, perché è importante questo. I nostri tra virgolette competitor, che erano le altre Yamaha di Gartner, è vero che hanno fatto delle partenze a inizio mondiale un pochettino più esplosive, ma ultimamente gli ultimi Gran Premi stanno viaggiando sui tempi come quelli di Lorenzo, se non più alti. È vero che il risultato è nono decimo degli altri due, per carità, ma vediamo un attimino pure da dove loro riescono a partire, perché come ho detto prima, partire da una posizione che è l'ottavo, dodicesimo posto e non partire ventiduesimo cambia molto la situazione, quindi vederli arrivare poi decimi, undicesimi e Lorenzo quattordicesimo con tempi molto simili, se non addirittura con qualche giro meglio quelli di Lorenzo, vuol dire tanto per noi che seguiamo non solo il risultato finale. Ma poi guardando le classifiche, anche prendendo solo gara 2 dell'Inghilterra, tolto sopra Kragazoglu, che lui non dico che fa un altro tipo di campionato come Bautista, però c'ha qualcosa in più, sì. Le altre stanno, la più alta è Locatelli, ottavo posto, poi tutti quanti dal decimo in giù, quindi probabilmente la Yamaha, rispetto alla Ducati o rispetto anche alla stessa BMW, che ormai con Redding ci sta abituando sempre a, sta un po' indietro, pur essendo quella, sì, che ha investito più di tutti forse, nell'inverno, no? Nello studio, nello sport, nel campionato, per mettere appunto la moto. Sì, però è una moto che sinceramente è diversi anni che è ferma nello sviluppo, quindi viene aggiornata nell'elettronica e quant'altro, ma a livello strutturale di telaio e motore non va avanti come è andata avanti le altre moto, Ducati in primis, ma anche la BMW, quindi loro stanno veramente puntando a fare qualcosa di nuovo, perché sono stati dietro per anni, quindi forse quest'altri si sono lasciati sugli allori perché stavano bene o male sempre lì davanti, quindi un attimino c'è sempre un po' da entrambe le parti le cose, però ecco, vedere che anche la Yamaha ufficiale con Locatelli non fa tempi così diversi, eccezionali da quello che è i tempi di Lorenzo, per noi è importante, per Lorenzo. Per chiarezza, l'errore Lorenzo l'ha fatto quando erano stati corsi praticamente due terzi della gara, quindi recuperare altre posizioni nonostante la velocità sarebbe stato difficilissimo. Sì, ma poi ha veramente fatto un lungo che ha perso veramente tanto tempo, quindi non era per recuperare posizioni. Poi, ripeto, quando ti vedi arrivare un muro addosso, veramente perdi un attimino la concentrazione e tutto, quindi
rimettere un attimino tutti i paletti nella testa e ripartire e ricominciare a spingere, passano anche altri giri, ritrovare la sicurezza un attimo, non è così semplice come può sembrare. Va bene Daniele, allora amici, lascio Daniele la chiosa di questa chiacchierata, perché comunque è caldo e so che a meno che non ci ascoltate via smartphone è difficile ascoltarci da dentro casa, perché qua sono bellissime. Ci diamo appuntamento a domani mattina, ci sono già le prove e poi ci confronteremo, vediamo se è mercoledì questa volta un altro giorno. Voi siete in procinto di comunicare eventi che farete, oppure siamo ancora in fase di studio dopo aver rimandato quello l'altra volta? Siamo ancora in fase di studio purtroppo, perché non abbiamo tra i vari impegni di Lorenzo del Fan Club, non riusciamo ancora a trovare una data idonea da poter fare il nuovo evento. Dopo l'estate, dai, che se fu troppo caldo, stare di fuori. Esatto. Molto impegnativo adesso a livello di calore. Daniele, allora grazie di tutto. Amici, seguite il Balda, seguite il Mondiale del Superbike e noi ci raggiungeremo qua, giusto? Esatto, ci aggiorniamo la settimana prossima per valutare un po' un attimino tutti i risultati del fine settimana. E dica 34. Dica 34.